Allora, è l'ultima giornata del Festival Apertamente 2012, oggi 22 agosto. Stiamo rappresentando Carne Levare il Cammino a teatro. Stiamo provando le luci, l'audio e ovviamente la proiezione del cortometraggio. Siamo molto attesi. L'amore è come fosse una. E quindi speriamo che oggi va bene ed è veramente una bella performance che poi tu saprai anche arricchire bene. Stiamo facendo un po' l'ecchinaggio io e te. Io lecco a te, spudoratamente ci lecchiamo a vicenda. Non ha un ruolo rilevante, non sono una protagonista, c'è solo da contorno. Che coincide tra l'altro anche con la giornata commemorativa della morte di Ignazio Silone, che ha un nutrito programma e l'evento tra l'altro è stato anche inserito in questo contesto, infatti facciamo parte del programma ufficiale. Siamo molto contenti di rappresentare quest'opera qui a Teatro di San Francesco speriamo di non deludere le aspettative. In realtà poi, se tu ci pensi bene, è il nucleo di questa rappresentazione, è il film, anche perché senza il cortometraggio, no? La gente cosa vedrebbe? Vede, un attore che si chiama Corrado Oddi che recita poesie. Inizialmente un'ouverture sulla prima poesia dell'opera di Dimitri, sì. Carmen Levare. Che è una poesia che inizia con cadono, esatto. Parla dei coriandri, parla della guerra, No, è bello come sta nascendo lo spettacolo, perché, scusate, rispondo. Cadono, sono come coriandoli, cadono su maschere bianche, è un aratro che scava la terra, ferita di guerra. Sulle spalle sempre in gesso, venerdì 13 e ancora più di più è uno spettacolo, come ha detto il nostro amico Marco Di Gennaro, multimediale, perché c'è il teatro, c'è dal vivo e c'è la proiezione di un cortometraggio, un mediometraggio, un cortometraggio dove il protagonista del corto è lo stesso autore del libro Carmen Levare, che è Dimitri Ruggeri. La regia e il montaggio del corto l'ha fatta Ayer e questa sera io sono stato chiamato per interpretare l'apertura del cortometraggio e la chiusura del cortometraggio. Però è una cosa bella anche da dire, che i poeti non sanno leggere le proprie poesie. Per questo. Assolutamente, per questo abbiamo praticamente tolto la sua voce e messo il commento fuori campo. Per chi ricorda di sempre, il silenzio è una luce, se la fissi tutto intorno. Tace. L'augurio è quello che fili tutto per il verso giusto. Paura, sì, tanta, che può esplodere il PC oppure... Chissà, non ne vuole sapere. Via.